schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Trovi tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo capitolo, diciamo, di Tuning 2.0. Oggi andremo a modificare la nuova sportiva che è stata rilasciata in San Andreas Superauto per il valore di 500.000, ragazzi, costa 500.000 quest'auto, che allora è la Benefactor. Diciamo che come sportiva secondo me non è un granché, però a mio avviso insomma non è un granché, magari a voi può piacere, la vedo sproporzionata. Comunque la Benefactor Strider, ragazzi, della categoria sportive, quindi andiamo a vedere subito che cosa si può modificare in questa auto, quanto è modificabile. Devo dire, ragazzi, che non è neanche male, se non fosse per ste cazzo delle ruote, perché secondo me le ruote sono quelle che comunque rovinano un po' il tutto, diciamo, sta sospensione così alta, perché alla fine, raga, non è manco poi così malaccio come auto, perché esteticamente è pure carina. Però secondo me, come ho già detto, le sospensioni, comunque le ruote rovinano, ammazza quanto è brutta sta presa d'aria, le sospensioni rovinano il tutto. Quindi vediamo un po' un attimino come possiamo migliorarla e vediamo che cosa possiamo fare. Ragazzi, sono le modifiche classiche che comunque si fanno su un'auto allo santo scasso, ma quindi non vi aspettate chissà quanti miglioramenti, diciamo, quante modifiche. Io metto un nero crew, ragazzi, che è bello lucido, con un perlescente rosso. Giusto per rimanere in tema natalizio, quindi rosso, rosso, tutto rosso, ok, il nero non è natalizio, però sti cazzi, insomma, dai. Quindi andiamo avanti, ragazzi, andiamo avanti. Che dire, ragazzi, cioè, io non lo so, se avete soldi da spendere, spendeteli, magari la volete provare, oppure andate direttamente nel creatore, come dico sempre, e provatela nel creatore. Ovviamente non è modificata, però comunque potete provarla, se vi gusta la comprate, se non vi piace non la comprate, anche se già so che molti di voi non compreranno mai questo tipo di auto, perché il concetto di sportiva, diciamo, non è questo, quindi suppongo che molti di voi non la compreranno. Però non si sa mai. Comunque sia, 500.000 rapporto prezzo estetico è zero, cioè mi compro una Zentorno, è più bella di questa, per capirsi, è pure comunque una super, una Zentorno. Per quanto riguarda, insomma, sportive ce n'è di migliori, più veloci. Questa qui è giusto un'auto per sfizio, ragazzi, non è che è un'auto per correre, da corsa, ad andare a correre, cazzi e mazzi, insomma, è un'auto sfiziosa se la volete comprare, ma niente di più, niente di più, niente di meno. Quindi a voi la scelta di comprarla o meno. Io l'ho comprata giusto per fare un video, anche perché mi incuriosiva. Però diciamo che la curiosità me l'ha sottolta e mi sono tolto pure questi 500.000 per levarmi la curiosità, più le modifiche, ragazzi, perché ci ho messo pure i soldi delle modifiche, e quindi nulla.
Comunque sia, ragazzi, questa è l'auto, questa è la nuova sportiva che è stata rilasciata. Godetevi tutto quanto il video, vedete il resto del video. Un saluto a tutti e al prossimo video. Ciao a tutti. Thank you.